buongiorno, do il benvenuto a introdurre intanto proprio il ciclo di webinar che con oggi cominciamo e che abbiamo intitolato A domanda rispondo, cioè un format abbastanza agile di incontri della durata di circa un'ora che vuole rispondere a delle urgenze concrete del momento che i dirigenti scolastici, le segreterie amministrative sono chiamate ad affrontare, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dei recenti dispositivi normativi e le sentenze relative all'avvio dell'anno scolastico 21-22. I webinar affronteranno temi diversi, ponendo a degli esperti quesiti, casistiche, chiarimenti interpretativi, cercando di offrire anche delle indicazioni operative utili per il loro adeguato affronto. Oggi cominciamo con questo webinar intitolato Diritto di insegnare, diritto di apprendere, con un sottotitolo, cioè come gestire l'accesso a scuola e alle lezioni in questo prossimo inizio di lezioni. Intervengono Elena Cappai, che è dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte a Torino, e che ha appunto una delega dal direttore regionale, e in particolare proprio per seguire affiancare le scuole, i dirigenti scolastici sull'affronto di queste tematiche, e Filomena Zamboli, che è dirigente scolastico al liceo statale Pascal di Pompei, provincia di Napoli, e che fa parte della, si può dire, anche un po' cabina di regia dell'USR Campania, sempre in merito alle tematiche oggetto di questo webinar. Anticipo subito che la prossima settimana, e cioè giovedì 16 alle ore 15, avremo un secondo webinar intitolato Consulente in diretta, nel quale interverrà l'avvocato Marco Esposito, esperto di diritto amministrativo e scolastico, che collabora con l'associazione DISAL, che appunto entrerà nel merito di ulteriori tematiche relative a questo inizio d'anno scolastico, che troverete documentate e nucleate sul sito diesel.it. Seguiranno altri webinar di cui daremo comunicazione attraverso social, newsletter e invio di lettere specifiche ai soci. Ultimo piccolo avviso che do immediatamente è che da mercoledì 22 settembre sarà attivo tutti i mercoledì pomeriggio dalle 2 alle 5 uno sportello gratuito per i soci Diesel, al quale risponderà direttamente al socio interessato lo stesso avvocato Esposito per dirimere, per chiarire eventuali quesiti di tipo appunto tecnico-amministrativo. Sarà necessario semplicemente scrivere preventivamente alla segreteria Diesel, segreteria@diesel.it, esporre brevemente il quesito almeno 24 ore prima di ogni mercoledì, in modo che l'avvocato possa preparare la risposta, e poi avverrà un contatto diretto tra l'avvocato e la persona interessata secondo una fascia oraria concordata, e si potrà così avere immediatamente risposta a quesiti così che riguardano la gestione amministrativa della propria scuola. Do quindi la parola a Filomena Zamboli per avviare questo bellissimo incontro e ringrazio chi è collegato. Buon lavoro. Grazie mille, grazie al presidente Ezio Delfino, bentrovati tutti, bentrovata Elena Cappai. Abbiamo ovviamente organizzato questo momento di cui, come rappresentava Ezio Delfino, ci sarà appunto registrazione e divulgazione, poi per chi vorrà, quando vorrà. Ci siamo sentite con Elena e quindi abbiamo immaginato questo percorso di utilità fruibile poi, al di là del momento di presenza adesso, anche come vademecum per chi non avesse potuto in questo momento accedere alla diretta video. E quindi relativamente alla normativa di riferimento, che cosa abbiamo immaginato? Una sorta di posizione di un
un quesito che rappresenta l'urgenza dei dirigenti scolastici e una ipotesi di risposta calibrata alla normativa di riferimento, in attesa, vista la cogenza delle situazioni, anche di ulteriori approfondimenti che dovessero poter pervenire appunto da interlocuzione con esperti come l'avvocato Esposito. E quindi comincerei subito con le domande relative alla questione della certificazione verde. Allora Elena, in questi giorni tutte le istituzioni scolastiche del Paese Italia si sono organizzate relativamente all'applicazione di quanto determinato dal 111/2021 e quindi sulla necessità di controllare a ciascuno dei rappresentanti del personale della scuola, quindi sia docenti che ATA, l'accesso con Green Pass, che sia verde o azzurro e non rosso, in verifica della certificazione. E ti chiederei se ci ricapitoli un attimo quanto il 111 afferma, e in più ti chiederei anche di approfondire per quanto possibile al momento una questione su cui ci siamo confrontati in altra sede anche direttamente io e te, ovvero se è delegabile la questione del controllo, e evidentemente sì, perché il dirigente, specialmente nelle istituzioni scolastiche molto articolate, deve verificare l'accesso del personale già senza le attività didattiche, in attesa della famosa app del Ministero. Ma questa delega può assumere l'aspetto di delega di funzione o potrebbe essere un incarico conferito dal dirigente scolastico al personale docente piuttosto che al personale ATA? Quindi ti chiederei questa ricognizione normativa e questo approfondimento, che è in questo momento di enorme utilità. Grazie. Grazie Filomena, grazie a tutti, a Ezio per questa, a Ezio Paolo, insomma, per aver organizzato questo momento e della fiducia riposta in me. Allora, gli elementi al di là del testo normativo rispetto alla verifica dell'impiego delle certificazioni verdi in ambito scolastico universitario sono contenuti all'interno del decreto 111 nell'articolo 9-ter, dove si stabilisce innanzitutto il termine, e cioè in questo momento la partita della verifica è attiva dal 1 settembre fino al 31 dicembre, che è al momento la data che indica il termine dello stato di emergenza. Quindi l'altro aspetto è che specifica il compito da parte del dirigente scolastico e dei responsabili dei servizi educativi dell'infanzia, delle scuole paritarie, delle università, di verifica del rispetto delle prescrizioni, cioè del possesso e dell'esibizione di questa certificazione verde, che come sapete può essere ottenuta attraverso diversi percorsi: l'effettuazione di un tampone molecolare o rapido entro le 48 ore precedenti, l'accesso al percorso del ciclo vaccinale con la prima dose, che poi fa rilasciare il Green Pass dopo 15 giorni dalla prima somministrazione o il completamento del ciclo vaccinale, le certificazioni verdi rilasciate dai sanitari a coloro che sono stati malati di Covid e sono guariti e hanno un tempo di valutato in questo momento di 6 mesi di possibilità di accesso con una copertura anticorpale adeguata, e poi ci sono le situazioni dei soggetti fragili che sono esentati dalla presentazione della certificazione verde attraverso un percorso indicato dalla circolare numero 4 del 4 agosto del Ministero della Salute, che specifica quali caratteristiche devono avere questi certificati, che permettono alle persone di non dover presentare la certificazione verde. Quindi chi ha quel tipo di certificazione non ha necessità di avere un green pass o effettuare il tampone per poter entrare nell'edificio scolastico.
Tutte queste disposizioni si applicano nell'ambito della scuola in maniera spero esplicita a disposizione normativa al personale scolastico. Questo vuol dire che gli studenti, compresi i convittori per le situazioni particolari di convivenza, non sono tenuti al possesso del Green Pass indipendentemente dall'età. L'altro tema su cui poi magari torneremo è che il dato effettuazione o non effettuazione della vaccinazione e possesso o non possesso del Green Pass rispetto agli studenti non è un dato in questo momento considerato trattabile da parte dei dirigenti scolastici su indicazione del garante. Ci troviamo quindi come dirigenti scolastici ad essere tenuti ad operare la verifica di una dell'applicazione di una disposizione di legge che riguarda alcuni aspetti. Un aspetto di possesso e di esibizione, evidentemente noi possiamo come dire, attestarci sul momento dell'esibizione, perché se un dipendente mi dice io ho il Green Pass ma non te lo faccio vedere, ovviamente non ottempera entrambe le caratteristiche, quindi magari sono casistiche bizzarre, però è tanto bene chiarire anche per declinare l'aspetto del chi può essere incaricato di svolgere questo compito. Il dirigente, in quanto datore di lavoro, ha anche o comunque il responsabile delle istituzioni educative dal punto di vista anche delle scuole paritarie, ha anche il compito di attivarsi affinché gli effetti di quello che può comportare una mancata di esibizione hanno a che fare con il rapporto sia con l'identificazione di un'assenza ingiustificata da parte del lavoratore, sia di una l'eventuale poi erogazione di sanzione amministrativa conseguente dopo i 5 giorni di mancata presentazione, e quindi l'identificazione del fatto che quel tipo di assenza è un'assenza ingiustificata, per cui la catalogazione del tipo di assenza e poi gli effetti giuridici successivi, compresa la sanzione amministrativa. Nel momento in cui evidentemente dal punto di vista organizzativo un dirigente scolastico non può essere fisicamente la persona che agli ingressi controlla tutti i Green Pass di tutto il personale che entra, personale docente, personale ATA, quindi immaginate che questo vuol dire intanto duplicarsi nei plessi, e anche quando sarà disponibile l'integrazione del sistema e l'identificazione attraverso il portale SIDI, che in questo momento è in sperimentazione in alcune realtà, e il Ministero ha dichiarato, ancora il Ministro Bianchi ieri sera, che dovrebbe essere messa a disposizione delle scuole in maniera integrale a partire dal 13 di settembre, tenete conto che ci saranno comunque delle fattispecie di lavoratori che avranno bisogno di un controllo di persona nelle sedi dove prestano servizio, e nello specifico si tratta dei lavoratori che avranno un contratto di supplenza breve, almeno nel momento in cui acquisiscono la contrattualizzazione da parte del dirigente scolastico, e quindi hanno quella fase in cui vengono individuati e inseriti al SIDI, che poi avrà ragionevolmente un tempo che non siamo in grado di valutare per accoppiare il codice fiscale, effettuare la verifica rispetto ai database del Ministero della Salute e restituire per la specifica giornata, perché i dati saranno visibili per 12 ore relativi solo alla specifica giornata, il risultato al dirigente scolastico. Per capirci, se io sono un supplente nominato nella scuola di Filomena, il primo giorno in cui io prendo servizio non sono inserito in quel database perché il mio contratto di lavoro non è ancora in essere, quindi in quel momento Filomena si deve porre il problema di verificare il mio Green Pass. Questo ci porta a chi lo fa, perché evidentemente se questa presa di servizio avviene in sede distaccata o con diverse modalità e diverse tempistiche, sappiamo che la realtà di funzionamento delle scuole parecchio complessa in molte situazioni, questo necessita di avere più persone che sono deputate a operare questa verifica. Allora, da questo punto di vista il decreto è molto chiaro, cioè ci dice intanto che questo tipo di verifica può essere, e usa il termine delegata, e adesso andiamo un po' a snocciolare e a capire che cosa può significare dal punto di vista normativo, può essere delegata a personale della scuola. Quindi la prima informazione che abbiamo è che non possiamo appaltare a un esterno che non sia dipendente della scuola questa attività di verifica. Io non posso assumere un esterno che mi faccia questa partita di girare col tablet a verificare. Questa è la prima cosa.
Non ci sono indicazioni specifiche rispetto al tipo di profilo professionale che ha le qualità o le caratteristiche per poter ricevere questa delega. Ora, attenzione, noi abbiamo l'istituto della delega di funzioni, è ben articolato se andiamo a vedere le indicazioni del decreto 81-2008, quello che si occupa della sicurezza, dove spiega che la delega di funzioni è una delega che in qualche modo assegna anche delle responsabilità al personale che viene delegato a fronte di una valutazione della specifica qualità professionale delle competenze specificatamente come dire, indicate. Da lì, come dire, tutta la partita di formazione di addetti per la sicurezza o di coordinatore a cui il dirigente delega quella funzione lì, quindi appaltando un pezzettino di quella che è la sua responsabilità. In questo caso, noi ci troviamo di fronte a un'azione complessa. L'azione della verifica del Green Pass ha tutta una serie di aspetti, cioè c'è in capo il controllo della norma e al dirigente scolastico. Vi sono delle fasi di controllo della norma, e cioè vi è la fase di individuazione dello stato quo di quella mattina lì, per cui Elena si presenta a scuola e ha un quadratino verde o azzurro oppure uno rosso. Quello è un primo elemento la cui informazione è: può entrare o non può entrare all'interno della scuola. C'è poi un'altra possibilità, e cioè che Elena faccia parte di quella categoria di lavoratori fragili che non deve presentare nessun quadratino. Queste informazioni sono già di due tipologie diverse, per cui l'informazione lavoratore fragile dal collaboratore scolastico o docente in ingresso non è trattabile, perché quello è un dato che, come dire, dal punto di vista dell'informazione sanitaria rimane e passa, come dire, eventualmente anche da parte del medico competente, passa, come dire, nella competenza del dirigente scolastico. Quindi sta in un bel sacchettino in riservato, il dirigente darà l'indicazione che fino al 30 di settembre Elena non bisogna chiedere niente, poiché per traslato loro possano immaginare che questo non ci interessa, no? Noi ci atteniamo al rispetto della. Quella, a fronte del colore che emerge sull'app di verifica 19, o che ci sarà nel pallino del portale SIDI, ci saranno, perché di nuovo magari non le controllerà il dirigente scolastico, ma le controllerà l'assistente amministrativo, forse sì o forse no, dipende dall'organizzazione, emergono una serie di azioni possibili. Perdonami, ti fermo un attimo per focalizzare il concetto. Quindi, in questo disamina discendente che tu fai, la prima azione del dirigente scolastico è appunto prendere atto in prima persona di coloro i quali appartengono al proprio contesto, configurati come fragili dal medico competente o che hanno specifica certificazione di esenzione. Può farne un elenco, io adesso pongo la domanda, poi magari non rispondi nella disamina o magari vediamo. Ne fa un elenco, comunica a chi ha delegato che Topolino, Paperino e Quico qua, in ragione di non debbono essere, hanno accesso all'istituzione scolastica perché hanno appunto, e lo sa il dirigente, un certificato di fragilità piuttosto che un'esenzione, possono accedere senza il controllo. Quindi basta questa informazione al personale delegato, no? Eh sì, perché altrimenti il personale delegato si troverebbe nella condizione di commettere un illecito, cioè di violare la norma. Io devo mettere il personale della privacy, cioè della accedere privacy a notizie di privacy. Poi, che perfetto. Esatto. È evidente che questa è l'unica fattispecie, quindi c'è un traslato possibile, ma l'importante è che il dirigente dica soltanto, come dire, Elena e Filomena sono a posto, loro entrano, no? Come dire, e perfetto, si va avanti con queste indicazioni. Che cosa succede poi? Che il controllo che è depurato al dirigente scolastico è complesso, cioè ha tutta una serie di passaggi che vanno dalla verifica del colore all'attribuzione della sanzione amministrativa, all'indicazione che poi alla registrazione di un'assenza ingiustificata. Allora, rispetto all'analisi compiuta, è possibile che con un incarico e quindi non con una delega di funzioni, il dirigente assegni a qualcuno una prima parte istruttoria, cioè gli dica: tu, persona deputata,
dovresti per favore fare questa parte di verifica e poi farmi sapere, secondo la catena organizzativa dell'organizzazione degli uffici, l'esito di questa verifica. Per cui ragionevolmente, se Elena si presenta e ha il rosso, quello che tu devi fare e non fare non è non dirle vai a casa, non dirle segna assenza ingiustificata, non dirle perché, fermarla alla porta e avvisare il dirigente scolastico in modo tale che quello che deve accadere dopo sia sotto la responsabilità datoriale. Perché il problema non è tanto che sia rosso, ma quello che succede dopo. Del tutto legittimamente un lavoratore potrebbe dire: io non posso, non sono nella condizione lavorativa di avere titolo gerarchicamente e per, come dire, come competenza datoriale di mandare a casa un mio collega o una persona di un altro profilo professionale. Voi immaginate il collaboratore scolastico all'ingresso che dice: se ne vada a casa, lei è in assenza giustificata. No. Allora, questo aspetto di delega che può essere riconducibile a diverse competenze di profilo professionale, perché sai usare il tablet con l'app e, come dire, individui queste categorie. Se è rosso, lo fermi un attimo e avvisi la segreteria, il dirigente, insomma, secondo la catena organizzativa che viene stabilita nella scuola. Se è verde o azzurro, fai un sorriso e mandi avanti. Questa è un'indicazione. Tenete conto di questo aspetto. Noi forse non ci riflettiamo. Allora, in Piemonte, dove sono io, per normativa regionale, l'anno scorso in tutte le scuole andava verificata la temperatura anche di tutti gli studenti. Anche di tutti gli studenti all'ingresso delle scuole. Evidentemente non era il dirigente scolastico a verificare, quindi a trattare il dato temperatura. C'era qualcun altro, ma l'indicazione non era, come dire, rimandalo a casa, era: in questo momento lei non può entrare, oppure tu bambino che non hai la temperatura ti mandiamo in segreteria in modo che venga contattata la sua famiglia e quell'informazione venga trattata da chi può prendere, chi ha il ruolo e i poteri per poter dire: tu devi essere allontanato dal nostro istituto. Quindi si tratta, come dire, per quello che sono riuscita a comprendere io, e sarà poi magari interessante anche sentire il parere dell'avvocato su questo, di, come dire, non di una delega di funzioni così come è intesa nel decreto 81 in termini di delega di responsabilità, ma di un incarico per svolgere la prima parte istruttoria di qualcosa che può far partire un procedimento amministrativo. Quindi il primo elemento di innesco di un possibile procedimento amministrativo individuato da qualcun altro. Nei nostri atti è facile che il procedimento amministrativo parta da informazioni che arrivano da altri, no? L'amministrativo che ci segnala un'irregolarità, ma poi l'onere e l'onore del procedimento amministrativo e delle decisioni sta al dirigente scolastico. Quindi il percorso potrebbe essere questo. Praticamente ciò che ci interessa relativamente alla differenziazione fra incarico e delega al controllo è la disamina delle possibili conseguenze dell'atto del controllo, che è di cui il dirigente incarica qualcuno. Quindi, in buona sostanza, facendo un esempio sempre con la prospettiva dell'approfondimento che indicavi, il dirigente scolastico potrebbe delegare il proprio collaboratore vicario, i collaboratori dello staff, potrebbe incaricare i collaboratori scolastici. Sì. Questo ricordandosi che non siamo dentro una delega di funzioni così come che è indicata dal decreto 81, perché in quel caso c'è una trasmissione di responsabilità, mentre esatto. La responsabilità in capo al procedimento amministrativo conseguente è comunque del dirigente scolastico. Perfetto, grazie. Prego, ci mancherebbe. Quindi rispetto a questa situazione, che secondo me rappresenta un discrimine importantissimo relativamente alle preoccupazioni di questi giorni per la configurazione amministrativa del controllo, cioè nel recepire da dirigenti scolastici le indicazioni del 111. Quindi abbiamo, secondo me, focalizzato da questo punto di vista un elemento discriminante molto significativo.
ovvero l'incarico, ovvero la delega di funzione per gli aspetti che i due istituti giuridici rappresentano e che poi possiamo approfondire in altra sede e con altre professionalità esperte. Ti chiederei a questo punto, nel caso in cui l'incaricato alla verifica constati e quindi nell'incarico gli sia esplicitamente richiesto di interpellare il dirigente scolastico di fronte a un Green Pass rosso, no? Abbiamo diverse situazioni che si stanno prefigurando, ok? Alcune potrebbero trovare una soluzione immediata, per esempio anche nei quesiti dell'USR Piemonte specificava che prima dei 15 giorni della prima dose, eccetera, eccetera, quindi potrebbe trattarsi di un, chiamiamolo, impedimento temporaneo, no? Quindi prima domanda, rispetto ad un impedimento temporaneo del docente che risulta vaccinato con prima dose, no? Come si regola il dirigente relativamente alla gestione del suo rapporto di lavoro? Mentre se si tratta di un impedimento, chiamiamolo definitivo, cioè del docente non vaccinato, quali sono le determinazioni che deve assumere il dirigente? Quindi rispetto ad una situazione temporanea risolvibile, che può anche essere come dire un tampone, no? In questo senso vai a fare un tampone alla prima farmacia e portami l'esito, il che potrebbe anche richiedere una giornata, per esempio, no? Non immediatamente, per cui quel giorno l'assenza del docente, no? Come può essere gestita dal dirigente scolastico? Pur sapendo, insomma, quindi in questa fattispecie di situazioni ti chiedo di delinearci le due strade, Elena. Grazie. Allora, dunque, la prima, è vero che c'è questa domanda nei quesiti dell'USR, il primo problema, cioè la prima caratteristica è questa, che dal punto di vista della norma il dirigente quanto dura il Green Pass o non dura il Green Pass non lo dovrebbe sapere. Quindi la norma dice: tu fai la fotografia stamattina puoi entrare o non puoi entrare. Dopodiché siamo fra persone, quindi è abbastanza comune che il docente o il personale ATA ti dica: ma io ho fatto il vaccino, ma io invece non mi voglio vaccinare, io ho fatto... è possibile. Allora, la prima cosa importante è questa, cioè che come tipo di, al di là del fatto che magari viene detto, è un dato che non può essere trattato e considerato dall'amministrazione. Quindi se accade che è rosso, se c'è la comunicazione corretta da dare, è in questo momento lei non può prestare sul servizio. Se lei ritiene, può recarsi in un posto qualunque qui, come dire, dove crede che si possano fare i tamponi, e tornare. Quindi il dirigente può pensare di riorganizzare il servizio. Tenete conto di questo, che in questi giorni tutto sommato è abbastanza semplice. Qui ci sono state molte scuole che hanno detto: va bene, devi prendere servizio, ce l'hai rosso, guarda, noi siamo aperti fino alle 6, torna più tardi e noi ti consideriamo la giornata con la presa di servizio fatta in un altro orario. Certamente nel momento in cui c'è la lezione la partita è differente, per cui in qualche modo quel ritardo di ingresso in servizio poi sarà in capo al lavoratore. Allora, il dirigente potrebbe sospendere il giudizio, cioè dire: se tu sei disponibile ad andare a recuperarti in due ore un Green Pass rosso, che, cioè rosso che diventi verde, che può voler dire in un tempo così breve tendenzialmente fare un tampone, allora lo puoi fare, ritorni col tuo colore e io ti faccio entrare e poi capiamo quelle due ore di servizio che non hai effettuato come gestirle. In base alla fattispecie contrattuale dell'organizzazione della scuola potrà essere un permesso, una riorganizzazione, una flessibilità, un recupero. Questo dipende dal singolo. Segnalo una fattispecie particolare che è emersa su questo, su cui come dire, c'è un po' un vuoto normativo, ma che qui è emersa molto spesso, e cioè che la Croce Rossa, che fa dei tamponi, dei tamponi riconosciuti assolutamente validi dal Sistema Sanitario Nazionale, ma ha delle difficoltà, almeno qui in Piemonte, non so nelle altre regioni, a caricare immediatamente i dati sul portale in modo che nell'arco di un paio d'ore, mezz'ora in qualche caso, fino a un paio d'ore altre, il dipendente possa scaricare il Green Pass.
Allora, questo è un tema su cui in Regione Piemonte sono intervenuti con un intervento della Regione, ma che è una fattispecie che in alcune situazioni potrebbe presentarsi. Chiaramente il certificato con il tampone negativo e il Green Pass non sono la stessa cosa. Allora, lì sta alla responsabilità del dirigente scolastico, come dire, la valutazione del, restando il fatto che non può acquisire il certificato di tampone, come dato, anche perché ha dentro la scadenza, che è una cosa che nessuno deve sapere. Al dirigente scolastico una valutazione di sì discrezionale da datore di lavoro, perché, come dire, il collaboratore scolastico o il docente vicario o responsabile di plesso che vede quella cosa lì deve dire no, no, tu hai il foglio e non hai il QR code. Poi sarà il dirigente scolastico a fare una valutazione. Laddove invece si tratti di una situazione in cui il dipendente non ha intenzione di porre in atto qualcosa in modo tale che in quella giornata possa arrivare ad avere, con tutte queste possibili flessibilità, se il dirigente ritiene il pallino verde, allora quello che deve fare è considerare quella giornata di assenza come assenza ingiustificata, ricordare esplicitamente al lavoratore che cosa deve fare per avere quelle caratteristiche. Su questo anche, come dire, anche il protocollo d'intesa è quello tra il Ministero e i sindacati è molto chiaro, cioè dando l'obbligo e quindi l'onere e l'onore al dirigente scolastico di chiarire bene tutti i passaggi ai lavoratori, per cui questo penso anche rispetto, in questo momento l'abbiamo fatto tutti sui lavoratori che prendono servizio per un anno intero, ma magari preparare un vademecum o mettere a disposizione qualcosa di quelli che prenderanno servizio nel corso dell'anno, in modo che il dirigente ottempera al suo obbligo normativo di dire: io ti do le informazioni di quello che devi fare, in che modo devi farlo per poter entrare a prestare il tuo servizio. Allora, ci sarà, credo a breve, dovrebbe essere sicuramente per il primo giorno di scuola, una funzionalità al SIDI per inserire la tipologia specifica di assenza, in modo tale da considerare quell'assenza un'assenza ingiustificata attinente alle categorie di assenza specificate dal decreto legge 111, e poi aspettare, no? Contare, tenere una traccia del numero di queste assenze. Ora, certamente nel caricare le assenze di servizi le segreterie sono molto puntuali, un metodo anche smart per avere il conto di queste assenze è importante che il dirigente ce l'abbia presente, perché non è stata data un'indicazione specifica, e non so se ci sarà nella conversione in legge del decreto, rispetto all'eventuale non continuità di questi famosi 4 giorni di assenza giustificata che al quinto fanno scattare la sanzione amministrativa della sospensione del servizio, perché è anche possibile che io stamattina mi presenti e faccio un giorno di assenza ingiustificata, che domani invece abbia un ravvedimento operoso, ma che da qui al 31 dicembre mi capiti altre volte. Quindi questo è, come dire, un aspetto. L'altro aspetto che è importante ricordare è questo. Cioè, l'aspetto, Elena, perdonami, del computo, quindi sì, abbiamo bisogno di un chiarimento, attendiamo, sì, del computo su come considerare i 4 giorni di assenza anche in modalità non continuativa, considerando la norma originaria, cioè il decreto legislativo 165/2001, che gestisce il rapporto di lavoro per i pubblici dipendenti. Ok, focalizzo quello, sì, che giustamente, sì, sì, stai dicendo. Tu quindi fa. Su questo dobbiamo su avere questo un momento. Allora, se può interessarvi, io stamattina rileggevo il dossier tecnico sul decreto 111 del Senato, dove sono riportate, già che poi posso mandarvi, insomma, se non ce l'avete, dove sono riportati anche già i dubbi in direzione delle quali stanno riflettendo a livello politico per la conversione in legge. Tra cui ci sono anche questi temi. Un altro tema è quello della compatibilità e del chiarimento esplicito in termini normativi delle fattispecie di assenza ingiustificata. Voi sapete che le assenze ingiustificate legate all'articolo 55 del decreto 165 hanno a che fare, sono generiche, cioè dicono: se tu fai, esatto, più di 3 assenze ingiustificate nell'arco del biennio, sei passibile di sanzione disciplinare non erogata dal dirigente ma inviata all'ufficio procedimenti disciplinari fino al licenziamento. In quella norma non c'è scritto che tipo di assenze ingiustificate.
Non dice perché tu sei assente ingiustificato. Qui il decreto 111, con pari forza di legge, istituisce una tipologia di assenze ingiustificate che però pare avere, è descritta come avere un rimando esclusivamente amministrativo, di tipo amministrativo e non disciplinare. Su questo dovrà intervenire un chiarimento in rispetto alla compatibilità delle norme. Il capo dipartimento Versari ha dato indicazioni in questo momento di non di considerare le due partite separate, quindi di non far contare, di non inserire le assenze ingiustificate per mancanza di Green Pass, quelle rispetto al decreto 111, nel computo delle assenze ingiustificate disciplinari. Quindi questo è un altro tema. Ai sensi del 55 quater del 165-2001. Esatto. Infatti Elena, a questo punto, poiché è estremamente interessante il parere che ha dato il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, per chiarezza ai nostri interlocutori, visto che lo stai dettagliando con tanta chiarezza, rileggerei un attimo ciò che consiglia il direttore Manca, ovvero la tipologia nella nota che ha pubblicato mi pare ieri sulla home page dell'USR Piemonte. Sì. La tipologia di assenza ingiustificata in esame non è riconducibile alla fattispecie contemplata dall'articolo 55 quater del decreto legislativo 165-2001, in quanto trattasi di assenza motivata dal mancato possesso della certificazione verde. Di contro, la previsione che dà luogo al licenziamento disciplinare viene configurata nella esperienza applicativa come assenza priva del tutto di giustificazione da parte del dipendente, il quale, senza fornire alcun tipo di comunicazione preventiva o successiva, risulti non presente in servizio. E appare particolarmente interessante il consiglio che dà il direttore in questa nota, e quindi ti chiedo di chiarircelo meglio. Si consiglia pertanto, ai fini dell'adozione del provvedimento sospensivo in esame, di assumere a verbale la posizione del dipendente che non possiede o non esibisce la certificazione verde. Quindi ti chiederei, Ele, di ricapitolarlo come stiamo facendo da un punto di vista di grande operatività per i dirigenti scolastici. Allora, il tema è questo, che noi individuiamo a SIDI delle assenze ingiustificate. È vero che il SIDI avrà una specifica con le assenze ingiustificate per mancata di Green Pass. Detto questo, però, come dire, esiste una concretezza del lavoro. Noi, per fortuna, queste persone che si assenzano in maniera ingiustificata dal servizio non sono così diffuse nelle nostre scuole, però è possibile che capiti. Il punto è che, come dire, è importante che questa contezza del perché l'assenza ingiustificata non venga soltanto dichiarata, come dire, dal dirigente con il flag, ma venga anche acquisita attraverso una presa di consapevolezza da parte del lavoratore. Quindi noi ci troviamo all'ingresso, il lavoratore ha il rosso, viene convocato dal dirigente e il dirigente gli dice: guarda che puoi andare a fare il tampone, quindi diventare verde, l'organizzazione scolastica ti permetterebbe di prendere un permesso, recuperare, piuttosto che, insomma, gli prospetta le possibilità nell'interesse dell'amministrazione, perché è evidente che è interesse dell'amministrazione che i lavoratori, come dire, anche quelli più riottosi, si adeguino alle norme e prestino il loro servizio regolarmente. Quindi in questo senso, nel momento in cui il lavoratore dice: no, io questa cosa qui non la faccio, allora gli si chiede di prendere atto, di comunicare, in modo, a sua tutela, di essere certi, e questo del dichiarare che è una sua tutela e non è una situazione, come dire, oppositiva, secondo me è importante, che a sua tutela il fatto che lui dichiari questo gli permette di fare quel giorno di assenza, che è un'assenza ingiustificata, che dopo che potrà portare alla decurtazione della retribuzione, ma che non attiverà. Questo tutela, dà un indirizzo al dirigente, basa la sua azione, ma tutela anche il lavoratore, rispetto al fatto che quella non andrà nel computo dei 3 giorni per, come dire, per l'eventuale indicazione per un possibile licenziamento, perché voi sapete che
l'attività, cioè il percorso, la finestra temporale per il licenziamento disciplinare è una finestra temporale di giorni anche non consecutivi nell'arco di un biennio. Allora qui stiamo parlando di una norma che in questo momento ha un'applicazione di 2 mesi, esiste per 2 mesi. Ora, nella trasmissione delle informazioni nei fascicoli del personale è bene che ci sia traccia di questo momento particolare, perché non sappiamo quale potrà essere, come dire, il prosieguo e della norma e della carriera dipendente. Quindi secondo me la direzione è quella di presentare questo aspetto anche come un aspetto di tutela reciproca, cioè io dirigente acquisisco la tua posizione formalmente, ma nel farlo ti sto anche tutelando, perché così se mai io mi sbagliassi e mettessi il flag sull'assenza ingiustificata a monte, tu hai una comunicazione redatta, come dire, e protocollata in copia a entrambi, in cui dici: no, io lo sto facendo per quel motivo lì e quindi vado solo nella direzione amministrativa. Questo era la ratio dell'indicazione che il direttore ha dato. Grazie Elena, grazie mille. Tra l'altro, lo diciamo per chi ci ascolta, allegata alla comunicazione del direttore dell'USR Piemonte, piuttosto che la comunicazione del dirigente dell'ambito di uno degli ambiti territoriali della Lombardia, ci sono al momento dei facsimile di provvedimento da cui si può usufruire come indicazione relativamente a questo percorso, in attesa appunto di approfondimenti anche relativamente a questa questo aspetto che evidenziavi, estremamente interessante, di cui potremmo anche come DISAL fare una lettura di approfondimento del dossier tecnico allegato al decreto legislativo 111 cui accennavi. E dato che abbiamo un tempo configurato, passerei adesso, Ele, ad un altro quesito che interessa molto in avvio delle attività nell'anno scolastico i dirigenti, ce ne sarebbero migliaia d'altri, diciamo. Ne focalizziamo adesso uno, perché poi, come diceva il presidente Delfino, possiamo trovare altri momenti di ulteriore approfondimento. Ci appare, da quello che ci dicono tantissimi dirigenti scolastici, particolarmente interessante, ed è relativo alla questione della fruizione della didattica a distanza, no? Quindi gli alunni fragili, cosiddetti fragili, che anche ad avvio delle attività didattiche seguono il medesimo percorso dello scorso anno, ovvero presentano opportuna certificazione al dirigente scolastico che tratta questi dati comunque sotto le diverse fattispecie della privacy, e come si può regolare, come viene organizzata allora la didattica a distanza, posto che il 111 una cosa la dice in maniera molto chiara: la scuola riprende in presenza. A questo si aggancia anche l'altro aspetto ugualmente importante. Io non credo che potremmo esaurire tutto, che potrai esaurire tutto come risposta adesso, del docente in fragilità che deve seguire un istituto normativo, amministrativo e organizzativo relativo a questa situazione. Se ci dai una mano a configurare, diciamo, questo aspetto che pure appare rilevante in questo momento dell'anno scolastico. Okay. Mi vedete fare delle facce strane, perché intanto mi apro le norme dietro per poter citare. Allora, intanto è vero, il decreto 111 ha una prima attenzione, e cioè quella che dice: andiamo a scuola in presenza. Tuttavia sono anche affermate, questo c'è anche nel piano scuola, la tutela delle situazioni di particolare fragilità. Quindi ci troviamo in 2 condizioni. Gli studenti vanno a scuola. Partiamo dagli studenti, poi parliamo dei lavoratori. Gli studenti vanno a scuola. Gli studenti possono avere diritto a caratteristiche specifiche. Le tipologie di studenti che sono tutelate da questo punto di vista sono in particolare gli studenti con disabilità, per cui è espressamente dichiarato che all'interno dell'area dei bisogni educativi speciali è necessario continuare a mantenere tutte quelle loro tutele, che peraltro sono stabilite da atti aventi forza di legge di pari grado del decreto legge. E quindi facciamo l'esempio: se nello studente con disabilità che ha una forte fobia scolare si decide
che per un periodo transitorio ha bisogno una certa lezione di seguirla con una modalità differenziata, questo è possibile prevederlo laddove questo sia all'interno del suo piano educativo individualizzato con tutti i passaggi del caso. L'altra fattispecie esplicitamente prevista è quella degli studenti che sono immunodepressi, per cui, come dire, la particolarità non è necessariamente legata a una dichiarazione di bisogno educativo speciale, come dire, relativa a delle difficoltà di apprendimento, delle difficoltà emotive, ma legata a una condizione specificatamente sanitaria. Allora, rispetto a loro, il piano scuola conferma la possibilità in maniera specifica per studenti immunodepressi che abbiano una necessità accertata da documentazione medica specifica rilasciata da medici competenti, non dai medici competenti, ma da medici, come dire, competenti rispetto alla specifica patologia, che attestino la necessità di non stare in comunità, viene confermata la possibilità della didattica a distanza. Quindi abbiamo una fattispecie aggiuntiva per cui è già previsto per una tutela. Allora, la ratio qual è? Che la didattica ordinaria si fa in presenza. Che le situazioni di salute già precedentemente tutelate e organizzate con delle attività differenziate, pensate agli orari personalizzati per i disabili gravissimi, alle attività differenziate, all'inserimento in gruppi piuttosto che nelle classi intere, continuano ad essere tutelati perché la loro salute richiede, la loro possibilità di diritto all'apprendimento richiede. E poi c'è questa fattispecie particolare, cioè degli studenti immunodepressi, il cui rischio è specifico per via della pandemia in atto, e quindi per poterché non prendano il Covid. Si dice che se la loro condizione di salute è dichiarata incompatibile con una frequenza in comunità, all'interno delle quali comunità, ricordiamoci, no, possono esserci studenti che non sono, nessuno di questi studenti ha l'obbligo vaccinale, ma per certe fasce di età non è neanche prevista la vaccinazione, per cui se abbiamo un bambino immunodepresso che frequenta la scuola elementare, la scuola dell'infanzia, non, come dire, anche volendo i compagni non potrebbero vaccinarsi, no? Quindi quella situazione di esposizione aumenta il rischio per la sua salute, in quel caso è possibile organizzare la didattica a distanza. Come? Con una disposizione specifica, un'organizzazione data secondo indicazioni del Collegio dei Docenti specifiche rispetto a quest'anno e rispetto alla, come dire, alla programmazione dei team dei docenti o dei consigli di classe, e le possibilità e l'organizzazione anche rispetto alle classi d'età. Per cui le situazioni sono tutti a scuola, possono avere delle particolarità progettuali, compresi anche evidentemente dei momenti di didattica a distanza, i ragazzi con disabilità particolari e i ragazzi immunodepressi, laddove questo loro essere immunodepressi venga dichiarato da un medico come incompatibile con l'ambiente comunitario. Questo per quanto riguarda gli studenti. Per quanto riguarda i lavoratori, possiamo disporre in contemporanea, come solitamente la scuola italiana ha fatto nell'ultimo periodo, la classe in presenza e il collegamento contemporaneo a distanza con lo studente in fragilità che, per tutti i motivi che hai detto, non può fruire della didattica in presenza. Esempio. In linea di massima, per esempio. Sì. Secondo l'organizzazione, tenete anche presente che esistono comunque delle previsioni di possibili quarantene per le classi che sono più brevi, sapete che adesso sono solo di 7 giorni, ecco, poi si valuta la copertura vaccinale, per cui il fatto che le scuole abbiano un piano B, cioè il piano attivazione smart di situazioni di didattica a distanza per ragioni sanitarie, è bene che le scuole continuino ad averlo pronto. Le fattispecie poi saranno sempre di natura sanitaria. Faccio l'esempio di un quesito che è arrivato a Torino. Allora, io posso riorganizzare l'orario normale delle lezioni per garantire il distanziamento facendo le due ore al pomeriggio a distanza? No, perché il distanziamento non è più un vincolo stringente, poi possiamo discutere, per cui io non posso inserire stabilmente degli elementi di questo genere, stante a quanto specificato all'interno del decreto 111.
Qualcuno risponde, c'è l'autonomia scolastica, facciamo attenzione perché questa è una norma temporanea di carattere emergenziale, per cui ci sta parlando non di una riduzione dell'autonomia scolastica, ma di una situazione particolare legata a questi 2 mesi per una tipologia di emergenza sanitaria che sapete che è prevalente anche rispetto all'ordinarietà delle norme di funzionamento, come abbiamo visto, perché siamo ancora in stato di emergenza. Quindi in questo momento vince la norma sanitaria su quella organizzativa. Per cui è bene che le scuole abbiano il piano B. Il piano B da attivare, che mantengano, perché le scuole ce l'hanno costruito molto bene, ma che lo mantengano per i casi malaugurati in cui dovessero, come dire, esserci delle situazioni di contagio che portano a una quarantena temporanea. Quindi la didattica a distanza non è un elemento ordinario per l'articolazione dell'orario delle attività didattiche, ma è nel piano B, come rappresentavi, una misura emergenziale da utilizzare per garantire il diritto allo studio all'alunno in fragilità piuttosto che alla classe in quarantena. Ovviamente secondo l'organizzazione, questa volta in autonomia dell'istituzione scolastica. C'era la variabile su cui, se vuoi, puoi aprire una finestra del docente fragile e poi approfondiamo anche perché tempus fugit, infatti sono le 12:59, quindi ti chiederei soltanto appunto una rapida risposta, poi salutiamo i nostri interlocutori e con gli aggiornamenti opportuni. Grazie ancora. Allora, dunque, intanto la definizione di soggetto fragile rispetto, ci sono diversi aspetti. Allora c'è il soggetto fragile e quindi esente dalla presentazione del Green Pass, ma che non entra nel percorso di eventuali riassegnazioni di mansioni lavorative. Quindi il docente che non può fare per il suo stato di salute nessun intervento sanitario, un vaccino, che sostanzialmente sono quelli che non si possono vaccinare, perché poi nessuno gli augura di ammalarsi di Covid e né di dover fare il tampone tutti i momenti, ma quella è un'attestazione che viene rilasciata secondo le indicazioni della circolare del 4 agosto del Ministero della Salute, che secondo quelle caratteristiche, qui in Piemonte è emerso qualche problema rispetto all'individuazione dell'adeguatezza di queste certificazioni che vengono consegnate, nella circolare c'è proprio scritto esattamente quali devono essere i contenuti, che cosa ci deve essere, in che modo deve essere firmato, che timbro ci deve essere, quindi quello è il vademecum per il dirigente per valutare se quella certificazione che gli viene presentata è una certificazione adeguata anziché no. Se può essere di interesse, ieri la Regione Piemonte ha rilasciato una nota nella quale esplicita il fatto che non possono rilasciare quel tipo di certificazione i medici che non sono all'interno dei percorsi di vaccinazione, cioè che non sono medici vaccinatori. Questo è un elemento che è detto non dall'Elena Cappai, ma dalla Regione Piemonte, che può essere magari utile nelle interpretazioni di particolari situazioni. Ci sono poi i lavoratori che hanno una condizione di fragilità ordinaria, stabilita. Allora, voi sapete che già lo scorso anno era stato, nel momento in cui era attiva la didattica a distanza, c'era stata una circolare del Ministero della Salute che aveva dato indicazione ai medici competenti di poter disporre l'attuazione dell'attività lavorativa a distanza per i lavoratori che loro avessero valutato fragili. Ora, il problema in questo momento è che la possibilità di lavorare a distanza, soprattutto per le categorie docenti, cioè per la categoria collaboratori scolastici, non c'è mai stata. Per la categoria docenti non esiste l'anno scorso, finché c'era, non c'è stato il lockdown, c'erano delle possibilità differenti, ci si poteva pensare, ma quest'anno non è possibile. Allora, questo è un tema aperto. Perché, il dirigente scolastico che cosa deve fare? Deve prendere atto della fattibilità dal punto di vista delle norme di quello che gli viene indicato dal sanitario. Allora, laddove un medico competente certificasse questo aspetto, occorre appurarne la compatibilità dal punto di vista dal rapporto di lavoro. Quindi, tu medico mi dici, lui non può lavorare in classe. Elena non può lavorare in classe perché è fragile. Io dirigente scolastico ho
la disponibilità di organico, di flessibilità del rapporto di lavoro che mi permette di non fare lavoro in classe? Non lo so, dipende dall'organizzazione del servizio della singola scuola. Potrei avere un posto di potenziamento assegnato alla gestione della biblioteca piuttosto che noi. Posso fare una valutazione, non un obbligo. Oppure, ragionevolmente, io non ho questa possibilità, che è molto più probabile che questo accada. Allora, chi è che può dare una disposizione di sospensione temporanea dal servizio o di inabilità temporanea, in modo tale che il docente possa essere sostituito da un supplente e quindi possa, come dire, continuare a portare avanti, possa continuare il servizio scolastico? È la commissione medica di verifica del MEF. Quindi, laddove ci fossero delle indicazioni che non permettono al dirigente, che lasciano al dirigente scolastico una valutazione discrezionale, girano certificazioni in cui si dice potrebbe fare le cose a distanza, oppure potrebbe essere collocato in altra mansione, oppure potrebbe fare ancora qualcosa di diverso. Allora, quella finestra di discrezionalità non attiene alle competenze del dirigente scolastico, che organizza il servizio ma non può ricollocare di mansione un lavoratore. Quindi deve chiedere all'organo competente dicendo: c'è un medico sanitario che mi dice questa cosa qui, io ti chiedo di dirmi a quali mansioni può essere ricollocato, nel caso di disporlo affinché ci siano queste, come dire, queste possibilità. Questa mi pare il primo tipo di inquadramento, che poi possiamo approfondire, insomma, certo, dal punto di vista normativo. A questo aggiungiamo il fatto che molto probabilmente il destinatario del provvedimento come docente riconosciuto in fragilità dal medico competente dovrebbe esprimere la volontà di essere ricollocato, ovviamente, lo dico per il nostro pubblico. Mentre se io non ho un posto di potenziamento col quale posso evitare di nominare, quindi utilizzare il docente sulla medesima disciplina, uno a distanza, l'altro in presenza, io devo garantire innanzitutto, da quello che stai illustrando e che ci compete in qualità di dirigenti scolastici, l'offerta formativa, e quindi la matematica deve essere insegnata nelle classi di riferimento del docente riconosciuto in fragilità. Quindi la conseguenza potrebbe essere che il docente è collocato in malattia d'ufficio perché non esprime volontà di essere ricollocato in altra mansione, e il dirigente scolastico può procedere alla nomina, come abbiamo fatto fino allo scorso anno. Ecco, questo è il quesito che in linea di massima vorrebbe una risposta secca, immediata, di un sì da questo punto di vista. Ti lascio però la parola per il completamento e poi rinviamo ad una successiva puntata un ulteriore approfondimento anche di questo aspetto. Allora, io la risposta secca non sono in grado di darla, nel senso che c'è... Infatti ho detto vorrebbe, esigerebbe, per utilizzare, non c'è, perché la disposizione, anche la possibilità di collocare in malattia d'ufficio è definita dalla norma. Allora, quello che noi abbiamo come indicazione è l'articolo 26 del decreto, del decreto 17 marzo 2020 numero 18, il quale semplicemente specifica che quando fino al 30 giugno 2021 e poi comunque prorogato rispetto ai termini in cui ci stiamo, i lavoratori in possesso che non possano fare la loro prestazione lavorativa, che non possano prestare il loro lavoro in modalità agile, che siano in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali per tutta una serie di disabilità, patologie, bla bla bla, possono usufruire possono usufruire di un periodo di malattia che è computato come ricovero ospedaliero e che non rientra nel periodo di comporto rispetto alla somma delle malattie. Questo non vuol dire che ce lo posso mettere io d'ufficio. Su questo, credo che sia necessario un approfondimento anche per non mettere i colleghi in condizione di commettere un incidente. Detto questo, all'interno delle scuole, nel momento in cui un lavoratore ha una condizione di salute per cui non può
venire a lavorare, lo sa e ce l'ha anche certificata, probabilmente apre a una dialettica e una possibilità anche medica di una copertura di queste assenze, certo, in via ordinaria senza necessità di malattia d'ufficio, con questa, come dire, indicazione normativa che ci dice che tanto sono malattie equiparate ai ricoveri e non nel periodo, considerata nel periodo di comporto. Perfetto, perfetto. Grazie. Allora io ringrazio tantissimo Elena Cappai, dirigente tecnico presso l'USR Piemonte, per questa bellissima conversazione molto ancorata alle norme, ma anche resa fruibile nel dialogo e nell'operatività suggerita ai dirigenti scolastici, e rinnovo l'appuntamento di DISAL per la prossima settimana, al 16 settembre alle ore 15, sempre su Zoom, con consulente in diretta, fermo restando che la dottoressa Cappai ci ha lasciato la possibilità di continuare ad inoltrare dei quesiti, come l'ultimo che abbiamo rappresentato e necessita appunto di ulteriori approfondimenti, questo o altri, in modo da poterci ragionare e poter in qualche modo appunto accompagnare ancora una volta i dirigenti scolastici in questa grande avventura della riapertura. Non appartiene al nostro modo di ragionare l'idea semplice della lamentela. Un ministro avrebbe dovuto, un capo dipartimento avrebbe dovuto, indubbiamente. Detto questo, e cito Elena Cappai, siamo al lavoro, molto volentieri. Grazie Elena, grazie ancora. Grazie a te Filomena, grazie a tutti. E buon lavoro a tutti noi, a prestissimo.